Ciao amici di Passione Italiana, bentornati! Oggi cominciamo una serie di video sul presente indicativo. E questa è la prima parte. Today we will start a small series of videos on the present tense. And this is the first part, la prima parte. Siete pronti? Are you ready? Cominciamo! Let's get started! Allora, in italiano i verbi regolari, i verbi, si dividono in tre coniugazioni. In Italian the verbs are divided in three conjugations, ok? I verbi che finiscono in are, i verbi che finiscono in ere e i verbi che finiscono in ire, ok? In Italian we have three conjugations. The verbs which end in are, the verbs which end in ere, and the verbs which end in ire. Verbi in are, per esempio, studiare, to study, o giocare, to play. Verbi che finiscono in ere, per esempio, leggere, to read, o prendere, to take, or to have, if you go to a cafe. Verbi che finiscono in ire, per esempio, dormire, to sleep, o finire, to finish, to end, ok? Nel video di oggi vediamo come coniugare al presente i verbi regolari in are e in ere. Nel prossimo video vedremo i verbi in ire. In today's video we will see how to conjugate in the present tense regular verbs ending in are and in ere. In the next video we will see how to conjugate the verbs ending in ire. Ok? Allora, verbi in are, regolari, per esempio, il verbo guardare, to watch. This is an example of a regular verb ending in are. We take this as an example, guardare, to watch. Allora, coniughiamo al presente. Let's see how to conjugate these verbs in the present tense. Io, I, guardo, o, tu, you, guardi, i, lui, he, lei, she, lei, you formal, guarda, a, noi, we, guardiamo, voi, you plural, guardate e loro, they, guardano. Ok? Quando un verbo è regolare e finisce in are, eliminiamo are e sostituiamo o, i, a, iamo, ate, ano. When a verb is regular and it ends in are, first conjugation, you always remove are and you put this instead. Ok? Allora, attenzione alla pronuncia. Be careful with the pronunciation. Ok? A little bit tricky with loro. Vediamo. Guardo. The accent is here. Guardo on the penultimate syllable. Guardi. Again, on the penultimate syllable. Guarda, again. Guardiamo, guardiamo, penultimate syllable. Guardate, penultimate syllable. E guardano. Questa volta con loro non è la penultima, è una sillaba più indietro. Ok, this time with loro it's not on the penultimate. It's one syllable behind, ok? Al presente
loro ha una pronuncia differente, una, quando possibile, una sillaba più indietro rispetto alle altre persone. With loro, in the present tense, the pronunciation is a bit tricky because it's always, when possible, a syllable behind compared to the other ones. Ok? Guardo, guardi, guarda, guardiamo, guardate, guardano. Ok? You need to practice. Allora, adesso facciamo qualche esempio e anche tocca a te, perché dovete, siete voi che dovete provare a coniugare questi verbi. Now we will see some examples, but it's also your turn, because you will try to conjugate these verbs. Haha, I've got this for you. Coniugazione del verbo in are. E vediamo. Io giocare a tennis. Pensate, 3 secondi. Think, 3 seconds. You can use this to help you if you want, se volete. Sì, are, io, ho, gioco, gioco a tennis. I play tennis. Actually, I don't. Un altro. Lei, suonare il piano. Pensate, think. Sì, suona il piano. Lei ha. Suona il piano. She plays the piano. Lucky her. Un altro esempio. Noi guardare la TV. 3 secondi. Guardiamo la TV. We watch TV. Ok? Bravissimi! Allora, attenzione ai verbi che finiscono in care e gare. Be careful with the verbs ending in care e gare. Ok? Attenzione perché questi verbi con tu e con noi, in questi verbi, con tu e con noi, è necessario, quando si scrive, usare una H per mantenere la pronuncia. Ok? With these verbs, in you and we, you need to add an H when you're writing to keep the pronunciation k and g. Ok? It's just a spelling rule. E allora, abbiamo visto i verbi in are, we saw the verbs in are, adesso vediamo i verbi in ere. Now we see the verbs in ere. Allora, un esempio di un verbo in ere, seconda coniugazione, è il verbo prendere. An example of verbs ending in ere, regular verbs, is prendere, to take or to have when you go to a cafe. Allora, vediamo. Io prendo. Tu prendi. Lui, lei, lei formale, prende. Noi, we, prendiamo. Voi, you plural, prendete. E loro prendono. Ok? Quando un verbo è regolare e finisce in ere, al presente eliminiamo ere e usiamo o, i, e, iamo, ete, ono. When a verb is regular and it ends in ere, in the present tense, we remove ere and we put these letters. Ok? Allora, teniamo questo. E attenzione alla pronuncia ancora. Same rule as before with the pronunciation. Prendo, prendi, prende, prendiamo, prendete,
and loro, one syllable behind, prendono, ok? Prendono, prendiamo, we take, prendono, they take. Ok, allora, esempio e tocca a te. Example, but also, it's your turn, try. Loro prendere un caffè al bar. Provate, try. Easy. Pronuncia, prendono un caffè al bar. Un altro esempio. Voi chiudere la finestra. Voi, pensate. Sì, chiudete la finestra. You close the window. Chiudete la finestra. Voi ete. E tu leggere un libro. Pensate, think. Sì, leggi un libro. You read a book. Leggi un libro. Which book do you read? Che libro leggi? Ok? Bravissimi! Allora, vediamo insieme la coniugazione con are e la coniugazione con ere per fare un paragone. Let's see together these two conjugations to make a comparison. Ok? This is very useful. My advice. Questo è molto utile, vedere insieme. Allora, vedete? Io ho, ho. Same for both. Tu, i, i. Same for both. Guardi, prendi. Noi, iamo, iamo. Same for both. Ok? Io, tu, noi, non è un problema. I, you, we. It's not a problem. It's the same. Are or ere. Guardo, prendo. Guardiamo, prendiamo. Ma, but, lui, lei o formale, are, a, guarda, ere, e, prende, ok? Voi, are, ate, same in vowel, ate, ere, ete, the keep, e, ok? E loro, are, ano, guardano, ere ono, prendono. Ok? Amici di Passione Italiana, spero che il video sia stato utile. I hope the video was useful. Follow our next video on the verbs of the third conjugation in ire. Non dimenticate di guardare il prossimo video con i verbi in ire e tutte e tre le coniugazioni insieme. E non dimenticate anche di fare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al nostro canale e di condividere il video, ok? Hit a like so we can continue uploading new videos and share the videos and don't forget to subscribe to our channel. Grazie mille e alla prossima. Ciao!